Lungo, corto, espresso e decaffeinato. Ad ogni modo, alzare la tazzina di caffè è il primo esercizio mattutino degli italiani. Oggi siamo qui ad Orio Center per scoprire quante ne sanno i bergamaschi sulla miracolosa bevanda. Andiamo! Cosa le viene in mente se le dico caffè? Zucchero! È buono, lo prendo ogni giorno. Sigaretta. Spesso il caffè viene usato come pretesto per attaccare bottone con una ragazza, prendersi una pausa o in generale distrarsi. In che occasione lei ha usato il caffè come scusa o come pretesto? No, veramente non l'ho usato mai come pretesto, sinceramente. Come pretesto? Per in compagnia. Penso proprio così, poi fumo una sigaretta. Il 21 marzo, in occasione della giornata mondiale per la poesia, un'azienda produttrice di caffè ha lanciato l'iniziativa Pay with Poem, pagare con una poesia. Così si ha la possibilità di pagare un caffè e di riceverlo gratuitamente in cambio di un pensiero originale o di una poesia. Che cosa ne pensi? Trasmettere l'arte, diffonderla in questo modo è un bel metodo. 92 minuti di applausi! Ci sta. E ogni tanto ci vuole anche un po' di poesia e un po' di sentimenti. Ora la metterò alla prova. Dovrà improvvisarsi poeta e inventare per noi una piccola poesia o un pensiero originale ispirandosi a questo oggetto. In cambio riceverà un caffè gratis. إلا شربتي القهوة غتبقى دائما ناشط ومع أصحابك تبقى دائما زوين وتحافظ على الطاقة الإيجابية. Argentata e splendente, la mattina è più magnificente. Tac. E voi sareste riusciti a comporre una poesia su due piedi? Alla prossima e rimanete svegli.